Buonasera, signore e signori, e benvenuti al nostro piccolo spettacolo. Stasera abbiamo l'onore di avere su questo palcoscenico degli artisti eccezionali. È con immenso piacere che suoneranno con noi dei grandi musicisti cubani. Ve li presento uno ad uno. Paquito Di Rivera! E con noi anche Ignacio Berroa! Ora, c'è un figlio cubano nel mio cuore. L'ho adottato, si chiama Arturo Sandoval, che è qui per speciale concessione del governo cubano. Solo due parole. Fin da quando ero solo un ragazzo e mi capitò di ascoltare la sua musica, ho avuto un sogno: suonare col maestro Dizzy Gillespie. E oggi, come per magia, quel sogno si è avverato. Mari, sono io, Arturo. Arturo, amore, dove sei? Ad Atene. Stai bene? Sì. Ascolta. Aspetta che ti richiami lì a Londra. È tutto organizzato, sta tranquilla. Stanotte. Domani andiamo a suonare in Italia. Mi raccomando. Appena arrivo ti chiamo. Paquito, sta attento che nessuno di questi greci mangi la foglia. Sì, va bene, Dizzy. Non te ne andare, ora torno. Sta calmo, Arturo. Che c'è? Svelto, dammi una sigaretta. Mia moglie e Turi sono a Londra. Da chi? Non torneremo. Dici davvero? Paquito, non è ancora fatta. Ci riuscirai, non preoccuparti. Andrà tutto bene. Arturo, forza, andiamo. Ho chiamato l'ambasciata, ci stanno aspettando. Che cosa hai? La mia famiglia è ancora lì. Quando lasci il paese, le persone che ami passano sempre dei guai con il governo. Te la senti di farlo, allora? Sono stato per anni rinchiuso in una gabbia. La libertà è una cosa che mi spaventa, ma devo farlo, amico. Devo spiccare il volo. Giusto, allora muoviti. L'ambasciata è chiusa, signore. No, stasera. Questo è un caso internazionale. Il mio amico cubano deve assolutamente... Signore, l'ambasciata è chiusa. Non per me, sono Dizzy Gillespie. Apra il cancello, sergente. Sì, signore. Venga, abbiamo ricevuto la sua telefonata, signor Gillespie. Lei è Arturo Sandoval? Sì. Lui è il secondo più grande trombettista del mondo. Qualcuno ora le... Ah, sta arrivando. Buonasera, signori. Forse è meglio buongiorno. Io sono Michael Tasker, nonché suo grande fan, signor Gillespie. Grazie. Questo è il mio amico Arturo, Arturo Sandoval. Già, chiede asilo politico. Sì. E quanto pensa che ci vorrà? È un caso internazionale, ci sono delle procedure burocratiche da rispettare, ma se le vuole può anche... Questa è l'ambasciata americana, perciò sono sicuro che c'è della torta di mele da qualche parte. Faremo il possibile per accontentarla. Venga. Andrà tutto okay, bene. Grazie, Edis. Si diverta da questa parte. Sì. Il suo signor Gillespie è una di quelle poche persone che può aprire questo posto nel bel mezzo della notte. Si sieda. Sì. Io la raggiungerò tra un attimo. Grazie. Caffè? Sì, grazie. Ho tanta paura. Fidati.
Signor Sandoval, le spiego, ci sono dei criteri che dobbiamo seguire prima di concedere l'asilo politico. In sintesi, chi lo richiede deve dimostrare che è nell'impossibilità di far ritorno al proprio paese perché ha paura che lì sarebbe perseguitato. Certo, è per questo che sono qui. Allora, lei è in tournée con il signor Gillespie e la sua United Nations Band. C'è anche la sua famiglia? No, no. Mia moglie e mio figlio mi stanno aspettando a Londra. Lei chiede asilo politico anche per loro? Sì. C'è qualche problema? Sto solo facendo qualche domanda. Bene. Lei è un musicista da quanti anni, più o meno? Se non ricordo male, da quando ho 6 anni. Insegnavo al mio gatto a stare in equilibrio sul filo mentre gli suonavo i bongo. Era un numero niente male. Lei ha studiato in una scuola di musica sovvenzionata dal governo? Sì. Ha ricevuto un'impostazione di tipo classico? Sì. Qui c'è scritto che lei era un membro dell'Accademia Musicale Cubana. È esatto? Sì. Ed è un organismo sovvenzionato dallo Stato? Sì. E il suo primo lavoro da professionista è stato, eccolo qui, Orchestra Cuba... L'Orchestra Cubana di Musica Moderna. Sovvenzionata dal governo? Ovviamente. Senza la sovvenzione del governo non esisterebbe. Allora forse mi sono perso qualcosa, perché da quello che c'è scritto qui sui documenti sembra che il governo l'abbia trattata con i guanti. Insomma, l'ha sovvenzionata come musicista. Sì, sì. Finché ho ubbidito alle regole. L'ho visto, ti brillano gli occhi. Questo dovremmo suonare. Lo so, cominci con una band e poi spicchi il volo. Ciao Arturo. Sei cambiato. In che senso? Sei in ottima forma. Molto attraente anche senza i capelli, sì. Molto, molto carino. Perché siamo qui? Che succede? Niente, sta tranquillo. Prego, accomodatevi ragazzi, mettetevi pure comodi. Attenti a non bruciare il divano. Jaime, perché siamo qui? Non c'è ancora risposto. Il qui presente compagno Somavia mi ha sottoposto un problema. Beh, ecco, ho semplicemente detto a Jaime che vorresti mettere su una tua band. Certo, sarebbe una buona idea. Peccato che tu non possa farlo. Compagni, io sono un artista, proprio come voi. E capisco certe esigenze. Ma siamo cubani, perciò dobbiamo fare in modo che il fronte resti unito, sia politicamente che musicalmente. E distruggere l'orchestra non è nei nostri piani. No. Noi non vogliamo distruggere assolutamente niente. No, soltanto la migliore band cubana, solo questo. C'è spazio per un'altra grande band a Cuba. Arturo, in un altro momento sarei d'accordo con te, ma ora le nostre casse sono vuote. Esatto. Perciò non capisco per quale motivo tu non possa suonare quello che ti sta tanto a cuore in questa orchestra. Il repertorio che suoniamo noi, siete voi a deciderlo, compagni. Vogliamo fare un esperimento. No, non volete fare un esperimento. A voi non interessa suonare la nostra musica, voi volete suonare la loro musica, la musica del nemico. Come sarebbe la musica di quello che vuole? Basta, smettetela! I nostri compagni perdono la vita in Angola in questo momento. E voi parlate di musica, siete degli egoisti. Sono sciocchezze, lo capite? Certo. Ci sono dei limiti. Chiaro? Ci sono dei limiti. No, non ce l'hai. È inutile, non ce l'hai. Però cala. Ramon, vuoi smetterla di guardare i cowboy? Ah, è più forte di me. Alza gli occhi un'altra volta e non gioco più. Va bene, ho capito. Avanti, tocca a te. Sirita, potrei avere un altro caffè per favore? Aspetta, ora tocca a lui. Ho quasi voglia di non giocare più. Eccovi un caffè, Sirita. Ah, magnifico. Grazie, mamma. Sirita.
Il tuo caffè è come il bacio che ti sveglia al mattino. Cirita, bonita, tambeglia e sabrossita. Grazie. Quando va giù ti si rivoltano le budella. Sì. Ehi, ragazzi, giocate? Forse dopo, papi. Visto? Tornando alla band, non ce la faranno fare mai, Arturo. L'hai sentito, Jaime? Non ci faranno suonare, ci toglieranno gli strumenti. No, questo non lo faranno mai. Riusciremo a farci sovvenzionare. Non vedrai. Sovvenzioneranno mai una jazz band. Non usare quella parola. Sarà soltanto una band. Lo capiranno, verranno a saperlo. Paquito, quelli non sono musicisti, sono solo burocrati. Noi due invece siamo cubani di ciuccio e qualunque cosa suoneremo sarà musica cubana. Sì, ma come camufferemo la band? Con le congas. Già, magnifica idea. In prima linea. In prima linea. Arriva, 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 arriva. Venga, ma. Venga, ma. Venga, ma. Con il cagnoso a vasì. Traigo. Con il cagnoso a vasì. Chiamammo Irachere, è una parola africana, vuol dire giungla. Suonavamo il jazz, ma usavamo un nostro ritmo, così non aspetta, potevamo... mi scusi se la interrompo, ma nessuno vi ha fermato. E la band fu un successo, o sbaglio? Sì, camuffarci fu un'idea vincente. Ma andaste in tournée e incideste anche un disco per la CBS. Vinceste anche un Grammy. Quindi al governo non interessava quale musica avreste suonato. Veramente ci tolleravano solamente perché rimpinguavamo le loro casse. Beh, immagino che abbiate rimpinguato anche le vostre di casse. Non è così che funziona. I locali pagano al Ministero della Cultura, a noi restano le briciole. Quindi bastava non stare a Cuba per diventare degli uomini ricchi? Non ci interessano i soldi, ma solo la musica. Allora, ricapitoliamo. Vi lasciavano suonare quello che volevate. Jazz americano, Gershwin, Ellington... Sì, ma eravamo a rischio, perché a Cuba non sai mai fino a dove puoi spingerti. Suonare Gershwin anche una sola volta può esserti fatale. Certo. Ma non poter suonare Gershwin non vuol dire essere perseguitati. Se decidono che è contro la rivoluzione, ti arrestano e ti sbattono in galera. A Cuba vivi con questo incubo ogni giorno. Qualcuno bussa alla porta della tua casa, dove abiti con la tua famiglia, e sei fregato. È tutto per una canzone. Solo una canzone. Non è essere perseguitati. Ma se lei si sentiva oppresso fino a questo punto, perché non è scappato prima? Ero in procinto di farlo, tutto era già pianificato. Ma è rimasto. Forza, vieni! La vita segue un suo percorso. Muoviti, andiamo! Ti aspetti! Vieni qui, forza! Muoviti, l'autobus sta arrivando, sbrigati! Insomma, vieni qui, si può sapere che stai aspettando? Se non prendiamo quest'autobus dovremo aspettarne un altro per delle ore! Io sto... Sbrigati! Ma come hai fatto a non vedermi? Su, vieni, lei sta con me. Questa donna
È l'amore della mia vita. A proposito, come ti chiami? Marianella, Marianella, Marianella. Quando la vedono tutti gli autobus inchiodano. E quando sorride i suoi occhi piangono. Che succede? Ho appena perso mia madre. Una settimana fa. Mi dispiace. Tua madre era contraria alle risate. Dove stai andando? Questa è la mia fermata. Davvero? Anche la mia. Ma che coincidenza. Voglio rivederti prima di partire. E perché, visto che te ne vai? È semplice, perché voglio rivederti. La tournée quando finisce? Più o meno fra un mese. Ci vediamo a cena? Quando tornerai ci andremo? No, è troppo in là, voglio vederti prima. Perché tanta fretta? Perché ho paura che tu possa dimenticarmi. Questo lo escluderei. Scusa, posso farti una domanda? Tu lavori qui al ministero? Sì. Ora non dirmi che anche tu lavori qui. No, no. Non credo proprio. C'è qualche problema? No, no, nessun problema. Nessun problema. Marianella, Marianella, Marianella. Devi rivedermi prima che parta. Non dimenticartelo! Compagna, ecco gli introiti della Germania per l'est. Li registra subito. Bene. Ha venduto tutto. E senza guardarsi indietro se n'è andata. Dove? A Miami? Con i due figli, la madre, il padre, la nonna, tutti su una zattera. Ai, ai, ai. Stiamo parlando di Cuca, naturalmente. Che è successo a Cuca? Niente, se l'ha semplicemente squagliata su una zattera alle 3 del mattino. Con tutta la famiglia? Sì, con tutta la famiglia, persino il cane. Anche col cane. Ha fatto bene a scappare. No, ti sbagli, Amy, non è scappata, si è arresa. Perché qui la vita non è facile. E lei voleva fare shopping a Miami. E perché poteva fare shopping qui a La Habana? Pronto? Vorrei parlare con Marianella, per favore. Marianella, è per te. Sì, pronto. Marianella? Sì? Sono Arturo. Chi? Arturo Sandoval. Mi hai già dimenticato. No, sarebbe impossibile. Ma è passata meno di un'ora. Senti, ti piace il baseball? Che c'entra il baseball? Che ci fai allo stadio? È qui che mi esercito. Adoro questo posto perché la musica fa avanti e indietro come le onde del mare. Cosa stavi suonando? Una mia composizione. E come si chiama? Marianella.
Davvero? Metti la mano sul cuore. Mettila. Carina. Carina. Come si chiama? Marianella. Mm. E dove abita? Non sono affari tuoi. È quella cameriera piccolina che volevamo rimorchiarci vicino al locale. Tu sei troppo curioso. Marianella lavora per il governo. Per il governo? Eh? Credi che sia pazzo? Credo che tu sia innamorato, il che è molto più pericoloso. Ma di che stai parlando? Arturo, ascolta. Vieni qua, non posso urlare. Io voglio andarmene, ma non posso portare la mia famiglia. Tu sei libero, prendi un aereo e non tornare mai più. Se ti aggancia, sei fregato. Non complicarti la vita, fratello. Eccola, è lei. Che ne pensi? Mm. Lo capisco, è difficile. Ma sta attento, lo sai come funziona. Quelli prendono una spia e la trasformano nella donna dei tuoi sogni. Certo che è una continua tentazione per te. Cosa? Viaggiare in lungo e in largo per il mondo, vedere belle macchine, bei vestiti. Non hai mai pensato di non tornare, di lasciare il tuo paese? Sai cosa penso? Ti mancherebbe Cuba. Avresti nostalgia dell'intenso odore di zucchero che è nell'aria. Ti mancherebbe il baseball, la nostra musica. Sono ancora qui, mi sembra. Tante persone vogliono abbandonare Cuba. Anche quelli che, come te, hanno avuto tanto dalla rivoluzione. Marianella, il mio talento me l'ha dato Dio, non Fidel. No. C'è scritto per caso diserture sulla mia fronte? Sei così suscettibile anche sul palco? Solo durante le audizioni. Ce l'hai con me? Sono ancora qui, mi sembra. Pure l'unico. Sì, mi sposto. Ok. No. E ora che facciamo? Non lo so. Potrei andare a casa della mia amica Emilia. Devo avvertire mio padre. Magnifica giornata. Magnifica. Grazie. Grazie a te. Buonanotte. Ti accompagno, vieni. No, no, d'accordo, ma... D'accordo? Allora su, andiamo. Sì, d'accordo. Vieni. Ti proteggo. Sono stata sposata, ma fu un errore. Il marito, non il figlio. Hai un figlio? Sì, ha 8 anni. 8?
Ero molto giovane. Troppo giovane. Abita qui? Non mi accompagni? Emilia? Amy? Deve essere a casa del colonnello. Il colonnello? Sì. Sta con un colonnello? Sì. Grazie della passeggiata. Buonanotte. Mare. Davvero parti domani? Vado a fare un concerto, sì. Promettimi che non tornerai, promettimelo. Non capisco che vuoi dire. Promettimi che non tornerai e passerò la notte con te. Perché? Perché io ho paura di innamorarmi di te. Sarebbe imperdonabile. Noi due siamo troppo diversi. Le differenze funzionano. Devi promettermelo. Questa sarà la nostra unica notte. Io non capisco. Se te lo prometto, tu passerai la notte con me. Ok, te lo prometto. Non è uno scherzo. Promettimelo. L'odore è buono. Vai, Willis. Sì, così, Willis. Thank you.
Lover che schiaccerà col jazz di Voice of America. Vai così, Willis. Cosa stai ascoltando? Il mondo dei Dizzy. Dizzy Gillespie e Charlie Parker dal vivo alla Carnegie Hall nel 1947, lato B, brano numero 2. Lo sai che è proibito? È solo musica. Grande musica. Quella è una stazione proibita e tu lo sai. Ora siamo salvi. Non è divertente. Potresti finire nei guai. Ho già pagato il mio conto. Ho passato 4 anni in una prigione militare solo per averlo ascoltato. Che non mi rompano le palle. Su, andiamo. Tu in tournée e io al mio lavoro. Cosa fai? Che cosa fai? Memorizzo il tuo viso. Balli mai con il colonnello? Sei impazzita? Di' la verità, Loan. Ma che hai oggi? Marianella, Marianella, Marianella. Vieni a salutarmi? Solo un bacio. Ci vediamo domani. Avevi promesso che non saresti tornato. È l'ultima promessa che non mantengo. Allora non era un'informatrice? No, assolutamente. Però lavorava per il governo? Sì. E è ancora un membro del partito? Sì. Un membro attivo? No, ora non più. Vede le cose in maniera molto diversa. Beh, me lo auguro, visto che chiede asilo politico. Se lo augura. Non ha mai provato fastidio per le sue idee politiche? Questo non l'ho detto. Anzi, abbiamo avuto molte divergenze. Strano, non si direbbe. Se le idee politiche che aveva sua moglie erano così distanti dalle sue, come potevate stare insieme e andare d'amore e d'accordo? Lui è Arturo. Molto piacere, signor Sosa. Leonel, vieni, saluta Arturo. Avanti. Leonel! Scusami, torno subito.
Papi. Papi. Che cos'ha di così speciale? È divertente. Sono molto felice con lui. Lei è il musicista? Trombettista. Trombettista. Però. Mi ascolti, signor trombettista. Vorrei sapere che intenzioni ha nei confronti di mia figlia. Io voglio sposarla. Voglio che mi dia un figlio e voglio passare con lei il resto della mia vita. Strano, lei non me l'ha detto. Perché non gliel'ho ancora chiesto. Senta, signor Sosa, con tutto il rispetto, so che pensa che sono un musicista e che lei per sua figlia avrebbe voluto... Lei verrà a vivere qui a casa mia, suppongo. Sì, per un po', sì. Ho una cosa per lei. Del sapone, da Londra. Se lo tenga. Conosce Felix Chapoutin? Naturalmente, ha degli ottimi gusti in fatto di musica. Lui era uno straordinario trombettista. Ti piace il baseball? Potremmo andare a vedere la mia squadra preferita, Los Industriales. Vuoi che diventi come te, vero? Pensi questo? Non ti piace, eh? Cambiamo argomento. Sandwich? No. È tacchino. Hai mai mangiato un sandwich al tacchino buono come questo prima d'ora? Mai. Dove l'hai preso? Laggiù. Grazie. Quello non è tacchino. E che cos'è? È avvoltoio. Avvoltoio? No, no, ti sbagli. Questo è tacchino che viene dallo spazio. Finiscila. Brutte notizie, Marianella. Ah, sì, proprio brutte. Ma se non lo conosci nemmeno. Qui tutti lo conoscono. Forse nel partito. No, è solo un musicista. Dammi retta, appartiene a un mondo diverso, Mari, con un diverso modo di pensare. Io proprio non ti capisco e non ti capiscono neanche gli altri. Tu hai una buona reputazione qui, con un'ottima posizione. Vuoi rischiare di perdere tutto? Sono grande abbastanza e so quello che faccio, Emilia. Peccato che la sua prima moglie fosse più grande. Tu sai chi era la prima moglie? Ma certo, Alba Marina. Alba Marina, la cantante. Tesoro, sai un po' poco dell'uomo che stai per sposare. Ascoltiamo solo quello che vogliono farci ascoltare e suoniamo solo quello che vogliono loro. No, 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 no. Lo sai quante cose ci stiamo perdendo? Miles Davis, Charles Mingus, Maynard Ferguson. Per loro l'arcobaleno ha un solo colore, ma io non ci casco. E secondo me ne andrò presto. Come farai con la famiglia? Farò uscire anche loro in qualche modo. Guarda. Sono stufo di questi cazzo di giochetti. Ehi, abbassa il tono. Cuba ha un grande orecchio. E non solo per la musica. Dove sei stato? Che c'è? Mi stanno pedinando. Cosa? C'è un uomo, guarda. Quell'uomo non ti sta pedinando. Come, scusa?
Perché, lo conosci? È un amico di Emilia. Un amico di Emilia? Sì, sta solo facendo una specie di indagine. Cerca informazioni. Su cosa? Su di te. Su di me? Perché? Perché gliel'ho chiesto io. Tu gliele hai chieste? Sì. Se volevi informazioni su di me, perché non le hai chieste a me? Perché io non so ancora se posso fidarmi di te. Come sarebbe a dire? Io non ti ho mai nascosto niente. No, Arturo, non è vero. Perché non mi hai detto di Alba Marina? Di Alba Marina? Te l'ho detto che sono stato sposato. Ma non con Alba Marina. E cosa pensi che cambi? Avanti, parla. Pensi che io non ti ami, forse? Ascoltami, Arturo. Io ho avuto un marito che ha abbandonato non solo me. Se n'è andato lasciando te e tuo figlio. Sì, e io non voglio che accada un'altra volta. Io non ti abbandonerei mai, lui l'ha fatto. Va a casa. Ah, cazzo! Stai bene? Se è un attacco di cuore, chiamo aiuto. Oddio, mi hai fatto prendere un colpo. Ora mi passa, sta tranquillo. Smettila di pedinarmi. Tanto non verrò più in questo posto. Oh, no. No, 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 con quella ragazza formi una bella coppia. Oh, grazie. Va a casa a riposare, è meglio. Non ce l'ho più una casa. Perché? Mia moglie mi ha chiuso la porta in faccia. Te l'hanno mai raccontata quella sullo zoo di Fidel? No. Allora... Nel 1960 allo zoo c'era un cartello che diceva: per favore non date da mangiare agli animali. Nel 1970 lo cambiarono con un altro cartello che diceva: per favore non mangiate il cibo degli animali. L'altro ieri l'hanno cambiato un'altra volta e c'è scritto: per favore non mangiate gli animali. Divertente, no? Tu sei un comico. No. No, faccio l'ortopedico. No, che hai da ridere? È vero. Sì, aggiusto le ossa. È il mio lavoro. Sono onorato di conoscere uno specialista. Sarei ricco sfondato. No, 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 no. Se vuoi fare tanti soldi a Cuba, devi fare il tassista. Io ho un cugino che guida i taxi e guadagna tanti soldi. Considera che lo pagano in dollari. Perciò ora ha un bel gruccio. Anche lui è un dottore? Non ridere. È un fisico. Non c'è posto al mondo che abbia tassisti più brillanti dei nostri. Arturo.
Come mi hai trovato? Mi ha detto che eri qui, il dottore. Lo scialle è meraviglioso. Dovevi chiedere a me di Alba. Sono venuta qui. Non ho ancora finito. Arturo. Non ho finito. Che cosa vuoi che dica? Non lo so. Arturo, è che quello che provo per te, io non l'ho mai provato per nessun altro. Non so come affrontare tutto questo. Sono spaventata. Io so soltanto che ti amo. Che ti amo moltissimo. Nient'altro. Ti amo e basta. Ti amo dalla prima volta che ti ho vista. E voglio restare per sempre con te perché ti amo. Puoi mandare tutti quelli che vuoi a pedinarmi, ma scopriranno solo una cosa, che ti amo. Che io ti amo. Ti fidi di me? Dai, figlio mio! Ti sei trovato una brava moglie. Sono pronta a scommettere che sarai un padre meraviglioso e anche un ottimo marito. Grazie, mamma. Un padre meraviglioso e un ottimo marito che gioca malissimo a domino. Sembra un matrimonio. Amy! Ciao, ragazza. Ha un fiore? Si dona un fiore? Oh, ti ringrazio. Dove sono tutti gli altri? Dove vai? Sbaglio o dovrei baciare lo sposo? Uno solo. Andiamo! Tanti auguri, Arturo. Grazie. Fai il bravo, altrimenti dovrò parlare con il colonnello. No, ci mancherebbe altro. Ci siamo capiti. Buon divertimento. Rosalina ha avuto un attacco di emicrania. E Yami perché non c'è? Obblighi militari. E tutti gli altri? Non ti basto io. Sono venuta, no? Ora, scusami, Marianella, ma devo andare. Quello è il colonnello. Digli di entrare. È il benvenuto in questa casa. Ascolta, scusami, ma devo proprio andare. Sei una meraviglia. Sai cosa sembri? Una vergine. Ciao. Emilia, andiamo. Eccomi, arrivo. Che cos'hai?
Loro non verranno. Chi? I miei amici. Non verranno. Allora questo vuol dire che non sono amici. Dizzy Gillespie. Che razza di nome è Dizzy? Il suo nome. Ti aspetti che la rimetta in sesto? Tu sei il migliore. Il migliore di tutta Cuba. Ma non faccio miracoli. Buttala. Quella non va bene, non lo vedi? Ma è rotonda. Buongiorno. Benvenuto a Cuba, signor Gillespie. Benvenuto nella nostra bellissima Havana. Signor Gillespie, ecco, ci tenevo ad informarla che il nostro tour prevede un giro in una delle nostre famose strutture ospedaliere. La ringrazio, ma le assicuro che non ho bisogno di cure. Invece mi porti alla casa di Ciano Poso. La casa di Ciano Poso? Poi... Ciano Poso. Lei non sa... L'ufficio? Chi è Ciano Poso? Ciano Poso. Mi dispiace, ma... Io so chi è Ciano Poso. Non ti impicciare, non sono affari tuoi. No, aspettate un momento. Sai anche dov'è la sua casa? La sua casa? Sì, certamente, sì. Signor Gillespie, non dimentichi il tour. Abbiamo organizzato ogni cosa per lei, signore. Grazie per l'accoglienza, sono lusingato. I miei ragazzi verranno con voi. Forza, salite in macchina, divertitevi. È un grande onore per me, signore. E questa cos'è? La mia macchina. Io direi che gli somiglia molto. Sì, signore. Tento la gamba. Grazie. Ci siamo. Si parte. È tutto a posto, grazie. Sei sicuro di sapere chi è Ciano Poso? Signor Gillespie, Luciano Poso y González, meglio conosciuto come Ciano, il suonatore di congas cubano che lei ha incontrato nel 46. Ciano è di Belén, che è proprio qui in fondo alla strada. La struttura poliritmica che Dizzy Gillespie e Ciano Poso hanno aggiunto al jazz è a dir poco rivoluzionaria. Sì, hai letto anche le note, bravo. Io ho letto tutto quello che hanno scritto su di lei. Ti dirò una cosa, amico mio. La tua macchina ha uno strano odore. Questa è benzina. Benzina e catrame. L'ho verniciata con la benzina e il catrame. Con la benzina e il catrame? Sì, sì. Beh, mi auguro solamente che tu sappia che è la macchina che va su strada e non viceversa. Hanno dedicato una statua a Ciano. Una statua? No, signore, non mi risulta. Allora portami a via Ciano Poso. Una via? No, non ci sono vie col suo nome. E che c'è col suo nome? Purtroppo niente.
E come si ricordano di lui? Non se ne ricordano. Hanno commesso un crimine, amico mio. Uno dei più grandi musicisti del mondo. Già. Ciano Poso, come tutti i geni, è riuscito, grazie al suo tocco magico, a oltrepassare questo mondo approdando a una dimensione decisamente più metafisica. E io scommetto che a Karl Marx gliel'hanno dedicata una statua. Una statua e anche un teatro. Sai una cosa? Karl Marx deve inchinarsi di fronte a Ciano Poso, amico. Sì. Ecco, lo senti questo suono, Diz? Ciano Poso ha imparato a suonare le congas proprio in questo quartiere. Che cos'è? Uno spettacolo? Sì, beh, è una festa, ogni pomeriggio ce n'è una. Mi fermo, così puoi vederla. Puoi riprendere quanto vuoi. Il mondo di Ciano in carne ed ossa. Stanno ballando una danza tradizionale Yambu. La dedicano a questa città, Belen, dalla quale veniva anche Ciano. Ah, sì, sì. Sì. Dovete continuare a farlo vivere, amico. Quando ci hanno trascinato in America, ci hanno tolto i nostri tamburi, la nostra religione, la nostra lingua. Volevano che imparassimo la loro. Ma il vero cuore africano batte ancora forte qui a Cuba. Uno spettacolo meraviglioso. È solo l'antipasto. Il meglio deve arrivare. A proposito, mi sono ricordato che stasera mi hanno organizzato una sorpresa in un locale. Hai mai sentito parlare di una certa band chiamata Irakira? Di Irakere? Ah, sì, sì. Sì, sì, qualche volta. Signor Gillespie, tra poco lei sentirà suonare i migliori musicisti di Cuba, come per esempio Paquito de Rivera. Paquito! Io adoro questa musica! Grazie. Ma quello è il mio autista. Come mai è là sopra a suonare la tromba? Il suo autista? Datemi la mia tromba.
Africani e cubani trasformati dalla magia della musica in una cosa sola. Dizzy, queste sono cose che ho portato di nascosto da Francoforte. Qui il governo non apprezza il jazz. Domani appena salirai sulla nave, sai che faranno al nostro jazz? Ghigliottina. Musica non grata. Musica non grata, già. E stasera lo spettacolo l'abbiamo fatto perché c'eri tu. Suoniamo una volta ogni tanto. Questa è tua? Sì. Però stasera non l'hai suonata. Non è pronta, ci sto ancora lavorando. Sì, è carina. Musica non grata. Sai, Miles Davis è venuto a lezione di tromba da me una volta. Io gli dissi, suoniamo il piano. Ma lui mi guardò e mi disse, ma io non so suonare il piano. E io allora gli risposi, c'è un solo modo per poter entrare veramente nella musica, per diventare un grande compositore, suonare il piano. Imparalo. E allora sì che parleremo la stessa lingua. Già. Perché non vieni in tournée con me? In tournée con te? La tromba che ho sentito stasera non puoi tenerla solo per te, appartiene a tutto il mondo. La nave parte domattina. Domattina? Sarebbe bello, Diz, sarebbe bello. Marianella, tu non capisci. Dizzy Gillespie pensa che ci sia qualcosa in me. In me. Quindi stai pensando di andartene con lui, eh? Io non capisco più che cosa vuoi. Tu suoni già in una band, Arturo. Fai le tournée. Sei famoso. Solo che non sono libero. È come se fossi in una gabbia. Non essere ridicolo. Suono canzoni autorizzate in una band autorizzata. Fra qualche giorno andremo in tournée e ne farei volentieri a meno. È la musica di stasera il genere che voglio suonare. Tu non vuoi che sia felice? Certo che lo voglio. Ho fatto il possibile per sostenerti. Siamo una famiglia. Ma ci sono dei limiti. Dei limiti? E chi li decide i limiti? Forse è meglio riparlarne in un altro momento. Ehi ragazzi, sentiamo che è successo. Hanno attaccato l'ambasciata peruviana nel disperato tentativo di abbandonare l'isola. Il regime di Castro è preoccupato per l'escalation di violenza dovuta al provvedimento restrittivo preso dopo le ultime caotiche 48 ore. Un tassista a L'Avana che chiedeva asilo politico per sé e per i suoi passeggeri si è schiantato contro i cancelli dell'ambasciata provocando uno scontro a fuoco nel quale ha perso la vita una guardia. Per rappresaglia contro l'ambasciata peruviana che non vuole rilasciare i rifugiati, il governo cubano ha scatenato il suo esercito alla ricerca dei cubani che hanno chiesto asilo. Ora il tentativo di Castro sarà quello di riportare la situazione alla normalità. Mentre tutto cazzo, ho lasciato il mio sax nell'aereo. Cosa? Hai lasciato il tuo sax? Arturo, sì. Mi ci dai un'occhiata? Va bene. Di evitare la zona dell'ambasciata. Sbrigati, guarda che ripartiamo tra poco. Intanto tutte le forze dell'ordine schierate in assetto di guerra restano in attesa di ulteriori istruzioni. Naturalmente anche le altre ambasciate sono state messe in stato di allerta. E si teme che gli scontri possano spostarsi a Vuoi sapere perché abbiamo cancellato la tournée? Per proteggere la vostra reputazione e quella degli iracheni.
Arturo, lui è il compagno Osvaldo, lavora nella sicurezza. Sarà lui a scortarci. Salve. Piacere. Ti richiamo. Siediti. Vedi, Arturo, gli irachere sono una voce molto importante in questa rivoluzione. Anche la tua voce lo è. Anche quella di Pachito lo era, ma ci ha tradito. E visto che Pachito se n'è andato, noi pensiamo che da oggi tu avrai un ruolo più importante negli irachere. Beh, vi ringrazio molto per la fiducia, ma io ho altri progetti. Come sarebbe, altri progetti? Voglio avere una mia band. Voglio seguire nuovi percorsi, voglio espandere il concetto di musica cubana. Voglio portarla a un livello più internazionale. La tua band? Sì, la mia band. Bene, vi voglio tutti qui alle 5 in punto per le prove. Arturo, io non c'entro. Non puoi suonare qui. Ho suonato in ogni locale di questa città. Non posso essere in punizione. Sai che cosa dicono le voci? Che tu sei fuori ora. Ecco, Angela, questo locale è tuo, perciò nessuno può dirti cosa fare nel tuo locale. Tu ami questa musica, ma cosa? Arturo, io sono tuo amico. E sarebbe tutto molto più facile se tu ti uniformassi al partito. Capisci? Allora? Ehi, Arturo, aspetta! Non importa se non ci credi, firma e basta. No. Tu vuoi suonare la tromba, no? E allora sta al gioco. Con questa mossa ti ha fregato. Eh già. Perché non vai a giocare un po' con tuo padre? Non ora, mamma. Devo andare. Resta ancora un po', ti prego. Dobbiamo andare. Marianela, andiamo. Vamono, vamono. Vamono. Tu non vuoi mai giocare, eh? Ogni volta così. Dai, Arturo, vieni a giocare. Siediti, hai tempo. Potresti vincere. Marianela, andiamo. Sì, arrivo. Ehi, Arturo, non era amico tuo Pachito de Rivera? È ancora mio amico. Davvero? Anche adesso che è scappato? Pachito ha voltato le spalle al suo paese, per me è un traditore. Ho fatto una scelta. Aveva tutto e se n'è andato. Se avesse avuto tutto, sarebbe rimasto. Il tuo caro amico è solo un verme. Un verme? Sì. Come tutti quelli che sono scappati in barca dal porto di Mariel. Anche loro erano stanchi di avere tutto. Cazzo, come puoi parlare in questo modo? Ma lo senti, tuo figlio? Tu che ne pensi? Penso che dovremmo giocare. Tocca a me. Marianela, andiamo. Arturo, parliamone, ti prego. Ogni volta che andiamo a trovarli, tu perdi le staffe. Non ti sei mai seduto una volta a giocare a domino con tuo padre? Non fa altro tutto il giorno. Ma a lui piace giocare a domino, che c'è di male? Cioè che sta buttando via la sua vita. Mio padre era un bravissimo meccanico, ma i compagni un bel giorno sono arrivati e gli hanno sequestrato il garage. Per questo gli ho comprato una macchina. A me non serviva, l'ho comprata perché stesse lontano da quel tavolo. Abbassa la voce. Di che cosa hai paura? Della rivoluzione? Ma è ridicolo, a noi la rivoluzione ha dato tutto. Non sono stati loro a togliergli il garage, è lui che l'ha abbandonato. L'hanno statalizzato! In questo modo hanno spazzato via tutto quello in cui credeva. Gli hanno tolto i suoi sogni, il suo amore, i suoi affari. Gli hanno tolto la sua vita. Facciamo tutti dei sacrifici. E per che cosa? Per che cosa? Per il nostro paese. Per un ideale e per ospedali e l'istruzione gratuita. Ah, naturalmente. Forse non lo sai, ma quelle 100.000 persone che sono fuggite da Mariel hanno gettato la spugna. Ah, davvero? Sì! Ora sì che si sono omologati perfettamente. A che serve un'istruzione gratuita se non puoi leggere quello che vuoi e soprattutto non puoi dire quello che vuoi? A che servono gli occhi se si è ciechi? Tuo padre non si è mai lamentato neanche una volta. Certo, non con te. Né con te. Tuo padre sostiene questa rivoluzione. Perché è tutto quello che gli resta. Non può rinnegarla, lo capisci? Mettersi contro Fidel significherebbe che tutta la sua vita non ha più alcun senso. Avrebbe rinunciato a tutto per niente, per una bugia del cazzo.
Arturi sta dormendo così come tutto il vicinato. Tutto il paese sta dormendo. Ma io voglio che i miei figli vengano qui a sentire quello che dico. Arturi! Avanti, sveglia! Arturi, non lo fare, i vicini si sveglieranno. Che facciano basta, pure il rapporto, ma sì, che facciano un rapporto alla commissione per la difesa della Arturo, rivoluzione. Ma la famiglia Sandoval ormai è sveglia e non vuole più dormire. Svegliatevi! Volete continuare ancora a dormire? Almeno per stanotte nessuno dormirà in questa casa. Sandoval! Eri ancora a letto. Che cosa vuoi? Puoi tornare. Gli affari non sono andati tanto bene. E tu porti clienti, quindi... Quante serate? Non lo so, vediamo. Cos'è? Hai dimenticato come si suona la tromba? Oh no! Johnny! Ma che è successo? Mi hanno cacciato da Londra! Ciao tesoro! Bel regalo! Visto che tu non potevi venire, allora siamo venuti noi. Viene continuamente Tizi al locale. Ah, Tizi. E ogni volta non fa che parlarmi del suo fratello cubano. Per Cuba è cittadino onorario. Ha un rispetto speciale per te. Mm. E è d'accordo con me. Tu devi andare dove il tuo talento viene rispettato. È per il nostro popolo. E per tutto questo tempo lei è rimasto lontano da Cuba. Risponda. Più o meno. In che senso? Io veramente Leonel, non capisco questo che c'entra. Ho già risposto. Abbassa il volume. Sì, ma evidentemente ci sono voglio ancora alcune... Voglio solo sentire come finisce. Io credo di essere stato accusato... Tu rialletto tardi. Inoltre ritengo che... Papi! Sì? Dovresti vederlo, il suo Ochoa. Ochoa? Vieni. Quello che sta parlando è il generale Ochoa. Ha guidato le truppe in Angola e Fidel ha proclamato eroe della rivoluzione. Ma ora è sotto processo. Che cosa ha fatto? È diventato troppo popolare. Quindi, Johnny, qui a Cuba ci può essere un solo eroe della rivoluzione. Però se passi a miglior vita, allora puoi essere popolare quanto vuoi. Non ti far fare il lavaggio del cervello, Johnny. Il generale Ochoa è accusato di traffico di droghe. Vero, e Mari è l'unica persona a credere che lui l'abbia fatto senza avere il benestare di Fidel. La verità è che per me è innocente. E sono in molti a crederlo. È in corso un procedimento imparziale, che alla fine lo scagionerà. Ma sei convinto? Un procedimento tu imparziale, credi alla favola, certo. È una settimana che segui il processo e hai il coraggio di affermare che è imparziale, è una farsa. Finirà davanti al plotone di esecuzione, vedrai. Tieni per te. Quanto vuoi scommettere? Che non giustizieranno Ochoa? Perderesti clamorosamente. È stato il suo avvocato a chiedere al giudice che venga giustiziato. No, smettila. Il suo avvocato si è trasformato nel suo persecutore e per te è un processo imparziale. È quello che tutta Cuba si augura, generale. Una nazione che rischia di vedere sporcare la propria immagine per sordide storie di traffico di stupefacenti. Sono mortificata, Sally. Avrei tanto voluto che stasera le cose andassero diversamente. Oh, ma figurati. Adoro le cene dove si discute animatamente. Sono stimolanti e molto istruttive. Non capisco più che cosa vuole. È sempre così... così arrabbiato. Beh, dovrei farci l'abitudine. Lui è un musicista. Li conosco. Sono stata in mezzo a loro per 40 anni. Ne ho conosciuto di tutti i tipi, ma nessuno di loro era come Arturo.
Vorrei dedicare questo spettacolo stasera al mio idolo. All'uomo che mi ha ispirato, il signor Dizzy Gillespie. Il pezzo che suonerò si intitola Blues for Tears. Scusate il ritardo. Mami, lei è la mia ragazza, Paloma. Piacere, piacere mio. Non ci speravo più ormai. Devi avere fiducia. Johnny e Sally. Piacere. Amici di Lidia. Molto lieti. Mari, senti, devo dirti una cosa. È una notizia orrenda. Oddio, qualcuno ha fatto rapporto su di lui. O meglio, su entrambi. Ma di che cosa stai parlando? Lo faranno smettere, Mari. Dopo stasera gli impediranno di suonare. Arturo, complimenti, un grande spettacolo. Oi, lo sai che se dipendesse da me, potresti suonare qui quando vuoi. Lo sai questo? Sei stato magnifico. Tesoro, aspetta. Perché pensa che il governo cubano abbia così paura della sua musica? Non ha paura della mia musica, ma degli ideali che esprimo. Oh, andiamo, Fidel Castro ha paura dei suoi ideali. Fidel Castro ha paura di qualsiasi ideale che non sia il suo. Lo sa come ha fatto cadere Batista? So che è stata una rivoluzione popolare. È stato un ideale popolare, un grande ideale. Promise ai cubani ciò di cui avevano bisogno, ripristinare la Costituzione, la democrazia, libertà dalla dittatura, e lo fece con 80 persone, 50 fucili e una barca che affondò perché non era in buone condizioni. Beh, avranno avuto qualcos'altro. No, non serviva, perché c'era l'ideale a dargli la forza di un'armata. Il motivo per cui ho chiesto di potervi incontrare è perché vorrei parlarvi di Arturo. Mio marito non può vivere senza la sua musica. Direi che qui la musica è un fattore secondario. Come, scusi? Vede, qui non si tratta soltanto di Arturo. Ci risulta che lei ha invitato due stranieri a casa sua, signora.
Sta mettendo in dubbio la mia lealtà. Lei converrà con me che è un esempio di comportamento controrivoluzionario. Mi scusi, con tutto il rispetto, ma di quale rivoluzione sta parlando? C'è un po' di confusione? A quanto pare sì. La mia rivoluzione non ha niente a che vedere con la sua rivoluzione. La mia non prevede di fare la spia ai vicini, ma si propone di creare una nuova società, dove giustizia e uguaglianza non siano parole vuote. Un posto dove ciascuno possa allevare i suoi figli. Dubito che ci sia un paese al mondo che ama i suoi bambini più di Cuba. Finché non diventano adulti. Compagnera, so che lei ama suo marito, ma per favore non faccia affermazioni delle quali poi potrebbe pentirsi. Alla rivoluzione serve il sostegno di tutti per sopravvivere. Le chiedo scusa per quello che le dirò. Ma se questa rivoluzione è messa in pericolo da due ospiti inglesi che sono venuti a trovarci e dalla musica che mio marito ama, se questa rivoluzione è davvero così vulnerabile, perché sprecare tante energie per salvarla? Le prove a suo carico sono state attentamente valutate in tutta la loro gravità. Il responso sarà molto severo. Noi non cerchiamo capri espiatori, ma auspicheremmo che... Lo stanno trasmettendo in diretta. Qual è il verdetto? Prova a indovinare. Consideralo già morto. Arturo! Arturo! Ma dove se n'è andato? Tu c'eri il giorno in cui Fidel marciò a L'Avana. No. Io ero tra la folla. Ero una bambina. Ricordo ancora che lui arrivò sulla sua jeep, con la sua barba, il suo sorriso. Sembrava un santo. E io me ne sono innamorata. Io mi sono innamorata di Fidel e dei suoi incredibili sogni. Ci aveva portato in paradiso. Te lo giuro, amore. Vieni qui, amore. Non lo sapevo. Non lo sapevo che ti avrebbero fatto smettere di suonare. Lo so, lo so. A mia moglie si spezzò il cuore. Era come se avesse scoperto che il suo amato l'aveva sempre tradita. E chiuse con loro per sempre. Dunque, vediamo se ho capito bene. In pratica lei mi sta dicendo che non è mai stato simpatizzante del regime di Castro? Signor Tasker, non vorrei mancarle di rispetto, ma può scrivere per favore su un pezzo di carta che io non ho mai, ripeto, mai appoggiato il regime di Fidel Castro. Lui ha tradito gli ideali, non ha mantenuto le promesse. Per favore lo scriva, è importante. Quest'articolo è del London Times. Risale a qualche mese fa. Al giornalista che l'ha intervistata, lei ha dichiarato di essere favorevole al regime di Castro. E questo invece è di un giornale tedesco, il Frankfurt, credo. La rivoluzione mi ha dato tutto ciò di cui avevo bisogno. È esatta la dichiarazione? L'ho detto a Francoforte, l'ho detto a Stoccolma e anche a L'Avana. Dovevo stare al gioco se volevo continuare a suonare. Comprenderà che tutto questo è alquanto farraginoso. Lei è venuto qui accompagnato da una celebrità americana. Signor Tasker, vedo che non mi sono spiegato. Se uno vuole sopravvivere a L'Avana, deve impedire che i suoi pensieri possano trapelare. Quindi, se ancora non l'ha capito, io dovevo stare al gioco, quindi la supplico, la imploro. Io ho mia moglie e mio figlio che mi aspettano. Mia moglie e mio figlio mi aspettano a Londra. I nostri servizi segreti sono entrati in possesso di questo documento circa 6 mesi fa. È la prova che lei appartiene al Partito Comunista e che ha aderito a tutti i suoi principi. Ora mi risponda.
me muera. Lei è un membro del Partito Comunista? Sin patria pero sin amo. Yo quiero cuando me muera. Sin patria pero sin amo. Tener en mi tumba un ramo de flores y una bandera. Grazie, e se avete gradito la mia musica e come l'ho suonata, è merito della rivoluzione che mi ha regalato questa opportunità. Grazie e buonanotte. Non funzionerà. Sì che funzionerà. Ormai non manca molto. Non ci crederà. Ci crederà, invece. Continua a comportarti così. Di che quello che sei diventato è merito del governo. Anche l'aria che respiro, vero? Quella è un gentile omaggio di Fidel. Ehi. Non erano solo le audizioni che ti innervosivano. Perché? Questa che cos'è? Ecco fatto. Qui dentro hai i biglietti e tutto il resto. Fa buon viaggio, eh? E stai attento alle donne laggiù. Jaime, mi serve un favore. Un favore? Vorrei tanto che la mia famiglia potesse raggiungermi questa volta in tournée. Quest'anno sono stato più fuori che a Cuba e la verità è che loro mi mancano. Arturo, voglio essere onesto con te. Si tratta della United Nation Band. Ci sono Paquito, Ignacio, due disertori. Quello che ci preoccupa è che dovrai suonare con due nemici della rivoluzione, perciò... Per quello non c'è problema. Ne sei sicuro? Sì, nessun problema. Sei disposto a denunciare Paquito? E se un giornalista ti chiedesse che cosa provi per lui, tu che cosa gli risponderesti? Che condividere lo stesso palcoscenico non vuol dire pensarla come lui. Bravo. Se eri disposto a denunciarlo, era la prova che qualcosa non andava. Forza, vieni qui. Dai, vieni. Non ti prometto niente, ma vedrò cosa posso fare. Sei contento? Non possiamo parlare dei nostri piani, nemmeno con i nostri genitori. Servirà a proteggerli. E quando partirò sarà come sempre, come tutte le altre volte. Niente lacrime, né problemi. È un semplice viaggio, chiaro? E quando farei i bagagli, mi raccomando, non prendere troppe cose. Attireresti l'attenzione. Sì, ma non parto sola. Dovrò fare i bagagli per te, per Leonel, per Turi. Per fortuna Emilia mi ha dato una bella valigia. Marianella. Per Leonel non hanno autorizzato il visto. Tra poco partirà militare. Ma hai detto che avevamo il permesso? Mi hai detto che avevamo il permesso? Noi ce l'abbiamo, Leonel, no. L'ho appena saputo. Ma è mio figlio, devono lasciarlo venire con noi. Ha l'età per fare il militare, non fanno eccezioni. Ma noi non possiamo lasciarlo qui, Arturo. Vorremmo prenderlo dopo. Come? Paquito aveva detto lo stesso ai suoi, ma loro sono ancora qui. Ce ne andremo via tutti insieme, mi hai detto. Marianella, non hanno voluto sentire ragioni. Ho provato a convincerli. La leva dura 7 anni. 7 anni.
Possiamo aspettare, non è così tanto. Sì, certo, poi toccherà a Turi farvi meditare. Aspetteremo altri 7 anni. Ascolta, se non ce ne andiamo ora, siamo fregati. Vuoi che lasci qui mio figlio? E anche mio figlio, lo sai. E allora non capisco come tu possa abbandonarlo. Vai tu, Arturo. Marianella, ascoltami. Sai benissimo che se non vieni con me non partirò. Non posso lasciare qui il mio bambino. Non è più un bambino ormai. Ma è sempre mio figlio. Ti prego, ascolta. Non importa quanto ci vorrà, se non lo faranno uscire da quest'isola, giuro che verrò a riprenderlo con una barca. Tornerò con Leonel. Devi credermi, te lo prometto, amore mio. Lui starà con noi. Dobbiamo essere forti. Ascolta, ti supplico. Dobbiamo essere forti. Abbiamo organizzato un piano fantastico e tu vorresti rinunciare a tutto. Fidati. Vieni qui. Oh, tiro a lui, eh? Su, lascia che ti aiuti. No, ti ringrazio. E questo è il mio lavoro adesso. Faccio io. Va bene. Davvero un bel taxi. Grazie. Ho cercato di sfruttare le mie potenzialità. Io voglio venire con te, papi. Oh, lo so, Turi, lo so. Ma ci vedremo a Londra fra 2 settimane, capito? Abbi cura della mamma. Mi raccomando, sta attento. Mi raccomando. Grazie. Per cosa? Per avermi insegnato a giocare a domino. Tu hai ancora tanto da imparare. Abbi cura della macchina. E non buttarla. A presto, amore. Ho tanta paura. Fidati. Ti affido alla mamma, giovanotto. Portala a Londra. Saremo lì tra 2 settimane. Turi, Turi, Turi! Prendi, su, vieni! Vado a giocare col nonno. Turi! Ops. Se non faccio una scenata è per mia madre, non pretendo di avere il tuo rispetto. Ah, bravo! Tu non sai come stanno le cose. Che sciocco, credevo che tu fossi diverso. Il modo in cui hai sempre lottato. Invece sei uguale a loro. So cosa provi e mi dispiace. Davvero? Non dispiacerti per me. Piuttosto fallo per Turi. Perché l'unica cosa che gli ha insegnato è vendersi. Perché non hai preparato i bagagli? Non lo so, papi. Non so di cosa avrò bisogno. Ho visto tua madre l'altra notte. È in sogno. Papà non sta loco. E che ti ha detto? Era preoccupata, figlia mia. E mi ha detto, nostra figlia se ne sta andando via. E tu devi fare il possibile per aiutarla, Sosa. Mi raccomando. Ai, ai, ai. Mi niña querida, mi amor. Era solo un sogno.
Papà, ho provato tanto. Ho provato a dirtelo, ma... Lo so. Minigna, sono un uomo vecchio ormai. Ma niente renderebbe questo vecchio felice più del sapere che sei salva. E anche felice. Felice. Mi siedo, anche se andrai molto lontano, noi saremo sempre uno accanto all'altro. Sì, vieni qui. Vieni qui, minigna. Duerme, negrita, che te voglia comprare una cunita. Ciao. Vai. Lo sai che ti voglio bene. Anch'io, mamma. Ciao. Ciao, presto. Addio, Mari. Pensa che tu parta per sempre. Ciao, Mari. Abbi cura di te, mia cara. Beh, è decisamente un caso di non facile soluzione. E lo dico in tutta onestà, perché non voglio che si faccia illusioni. Forse se provassi a spiegarmi meglio... Lei si è già spiegato benissimo. Ma questa domanda deve essere riesaminata dalla commissione del distretto. E dalle carte risulta che lei ha tratto solo benefici dal sistema e che la sua richiesta nasce da motivazioni economiche. No, questo non è vero. Sì, ma noi abbiamo la prova, e cioè lei. Inoltre, dalle carte risulta... La sostituisca, la prego. Come, scusi? Ci pensi lei. La prego. Certo, io farò le raccomandazioni necessarie. Inoltre darò il via alla procedura, ma a parte procedura, questo... Procedura? Quanto è lunga la procedura? Ecco, dipende dai casi. A volte una settimana, oppure un mese, o... È presto per dirlo. E nel frattempo che faccio? È stata una cosa molto complicata far uscire la mia famiglia da Cuba. Non possiamo tornare indietro. Signor Tasker, lei deve proteggerci. Qui c'è in gioco la nostra vita. Per la legge americana dovreste trovarvi tutti e tre in imminente e visibile pericolo, ma a me non sembra che Due disertori sono stati uccisi a Londra. Non posso darvi una protezione ufficiale. Signor Tasker, lei deve capire. Mia moglie e mio figlio mi stanno... Mi ascolti, Arturo. Mi ascolti, va bene? Nessuno saprà che lei è stato qui. Lei continui la sua tournée, come tutte le altre volte. Non posso tornare a Cuba. Non dipende da me. Non posso fare altro per lei. Avverto il signor Gillespie che ha terminato. Non so che cosa fare. Segui il consiglio di quell'uomo. Continua la tournée. E sta calmo, troveremo una soluzione, vedrai. Cazzo, Arturo, è tardi, muoviti. Arrivo! Eccomi! Arrivo! Puttana! Hanno attaccato. Ora ascoltami. Io ci sono già passato, perciò, amico, datti una mossa o non ci arriverai mai. È appena arrivato dal nostro reparto in America. Arturo sta scappando. Chi sono quelli? Non
Pronto? Che cosa? Dizzy. Arturo. Diz, le cose si mettono male. Hanno saputo che Marianella è a Londra. Non posso più aspettare. Calmati. Dizzy, ascoltami. Scopriranno dov'è, la riporteranno a Cuba. No, non succederà. Dizzy, devo andarmene, lo capisci, amico? Devo farlo ora o mai più. Sì, sì, sta calmo. Devi calmarti. È il numero di un tizio della Casa Bianca. Casa Bianca? Vuoi chiamare il presidente? No, è il suo vice. L'ho conosciuto sull'Air Force One e mi ha detto che per qualunque cosa potevo chiamarlo. Stasera fa lo spettacolo e poi prendi l'aereo. Turi! Turi! Mettiti in contatto con l'ambasciata e digli che saremo pronte in un battibaleno. Lei è la signora Sandoval? Sì, ho delle borse. Presto, signora, mi segua. Sono i suoi documenti, è tutto a posto. Quando arriverà a New York, mi raccomando, rimanga sull'aereo. Quest'uomo è del Dipartimento di Stato, la contatterà durante il volo. Scenda dall'aereo con lui e con nessun altro. Che ne è di mio marito? Non lo sappiamo, non abbiamo ancora nessuna notizia. Vuoi dirmi che tu non sai niente? Sono scappati. Solo tu puoi riportarle a Cuba. No, niente di quello che potrei dire potrà mai riportarle a casa. Signor Sandoval, la prego, ci segua. Sono una turbolenza talmente forte che sono stata sgravettata a terra.
sonido de mis amores, reflejando las heridas de mis profundos dolores. Canta trompeta querida, eleva el cielo este canto, cuéntale de nuestras vidas, háblale de mis quebrantos.